Festeggiamo un compleanno speciale per uno dei protagonisti di uno dei telefilm di culto della storia della televisione. Vediamo chi è. Analisi, signor Spock. Arma aliena è una forma di plasma energia, comandante. William Shatner per tutti è il capitano Kirk di Star Trek, la serie TV forse più celebre di sempre. L'attore canadese compie 90 anni, festeggiato da tanti ammiratori, i Trekkies, come vengono chiamati i fan di Star Trek. È entrato nella cultura pop indossando la divisa rossa di Kirk alla guida dell'astronave Enterprise nella serie americana di fantascienza iniziata nel 1966. Insieme a Leonard Nimoy, l'attore che interpretava Mr. Spock, è stato l'eroe simbolo di una saga che ha per la televisione un valore simile a quello di Star Wars nel cinema. Tra gli omaggi che riceve per il suo 90° compleanno c'è anche la creazione della sua intelligenza artificiale, un William Shatner virtuale la cui immagine sarà preservata come testimonianza della sua vita. L'attore ha sempre avuto l'energia del personaggio che ha interpretato in Star Trek, una serie che ha fatto epoca. Nel 68 ha baciato in un episodio l'attrice afroamericana Nichelle Nichols. È stato il primo bacio interrazziale della TV americana, citato anche da Barack Obama durante la sua presidenza degli Stati Uniti. William Shatner nella sua carriera ha interpretato anche altri telefilm e film, come la commedia con Sandra Bullock, Miss Detective, ma resta nell'immaginario come il capitano Kirk, che con la saga di Star Trek ha ispirato anche tante esplorazioni spaziali della realtà e per i suoi 90 anni dà appuntamento ai fan per un evento a luglio sui set storici di Star Trek.